guardate! C'è Simone, c'è Simone, c'è Simone. Il mio coniglietto ecco qui. C'è Simone, c'è Simone, c'è Simone. È dolce, ci piace così. Giochiamo! Una notte speciale. Evviva! Vado a dormire da Ferdinando! E io vado a dormire dai nonni! Allora, mi serve il pigiama, lo spazzolino da denti e poi cos'altro? Ah, sì! Lo so! Il mio razzo! Non può assolutamente mancare! Wow, un razzo! Troppo forte! E nemmeno il mio tirannosauro! Ecco! Bello! È davvero super questo tirannosauro! Simone, sei pronto? Dobbiamo andare! Certo, mamma! Arrivo subito! Ti aspetto fuori, va bene? Sì, Ferdinando! Ben arrivato! Ferdinando non vedeva l'ora che arrivasse il suo amico! Vieni con me, Simone! Ti faccio vedere dove dormirai! Sì! Oh, aspetta un attimo! Non ho salutato la mamma! Va bene, ma sbrigati! Ciao, mamma! A domani, piccolo! Ecco, vedi, Simone! Oh. Dormirai qui nella mia stanza! Sarà una notte super! Ne sono sicuro! Io ho portato un sacco di giocattoli! Ta-da! Eh? Ma dove sono i miei giocattoli? Li avevo messi nello zainetto! Non preoccuparti, Simone. Qui dentro ne ho tantissimi. Guarda! Wow! Hai visto quanti dinosauri? È una collezione gigantesca! Dai, giochiamo! Sì! Io voglio essere il terribile tirannosauro! Wow! Allora io prendo uno dei miei tantissimi dentosauri! Bambini, la cena è pronta! Va bene, mamma, arriviamo! Non hai fame, Simone? Forse non gli piace tanto. Non l'ho mai assaggiato. Non mangiamo purè verde a casa. Coraggio, Simone, provalo. Il purè di broccoli della mia mamma è uno dei più buoni del mondo. Io veramente... Aspetta, ti faccio vedere. Prima è meglio fare un buco al centro. Ecco così. E poi lo riempi con la salsa per fare un vulcano. Wow, sembra proprio un vulcano vero. Posso avere un po' di lava nel mio vulcano? Certamente, Simone. Ecco a te. Oh, grazie mille, è fantastico. È super buono. Sono davvero felice che ti piaccia. Non avevo mai mangiato un vulcano, ma devo dire che è buonissimo. Bambini, è ora di andare a letto. Va bene, mamma. Avanti! Ora sciacquatevi la bocca e andate a dormire. Sì, mamma! Vuoi un pupazzetto per la nanna? No, certo che no! Non sono un bambino piccolo, non mi serve! Su, forza, andiamo! Sì! Il mio letto è un super trampolino! Forza, bimbi, sto per spegnere la luce! Buonanotte! Buonanotte! Ehi, buonanotte, sogni d'oro! Grazie, Ferdinando, anche a te! Ferdinando, stai già dormendo? Non ancora, e tu? No, sento un sacco di rumori strani, come se in giardino ci fosse qualcosa. Oh, qualcosa tipo un mostro? Oh, ma no, scherzi, sai che i mostri non esistono? Oh, certo che esistono, ho sentito di mostri che vivono proprio nei giardini. Ne sei sicuro? Sì, certo che ne sono sicuro. Ma perché nei giardini, scusa? Ma i mostri adorano i giardini, questo lo sanno tutti. Ma che cos'era? Ora di sicuro non dormo più. Oh, so io che cosa fare. Possiamo costruire una super fortezza, così saremo al sicuro. Sì, evviva! Finita! Non siamo più in pericolo adesso. Ehi, vediamo se il mostro è ancora lì. Ma era solo...
soltanto un gufo. Una rana è un gufo. Ehi, che ne dici di giocare con i dinosauri? Oh sì, super idea. Attento, attento. Ah, sono più forte. Ragazzi, su, sveglia! Ciao a tutti, guardate! C'è Simone, c'è Simone, c'è Simone! Il mio coniglietto ecco qui! C'è Simone, c'è Simone, c'è Simone! È dolce, ci piace così! Giochiamo! Il pisolino mancato! Giochiamo a pallone, Simone! Magari dopo! Wow! La mia macchina telecomandata! È davvero fantastica! Eccoci! Giochiamo con la tua macchinina nuova! No, magari più tardi. Ora sto aspettando Lulu. Simone! Dopo, ok? Buongiorno, Lulu. Buongiorno. Ben arrivata! Andiamo a giocare. Ci vediamo dopo, mamma. Vogliamo giocare con la tua nuova macchina telecomandata? Sì, giochiamo con la macchinina nuova. No, meglio di no. Sì, insomma, magari più tardi. Prima giochiamo a pallone. Oh, sì, giochiamo a pallone. Ecco, guarda, la palla è laggiù. Super, la vado a prendere. Simone, però a scuola mi avevi promesso che avremmo giocato con la tua macchina nuova. Sì, è vero, ma ho paura che Gaspare la rompa. Ci giocheremo quando lui farà il pisolino. Ah, d'accordo. Simone, Lulu, dai, forza, prendetela. Attento, Gaspare, è un razzo. Sì, è mia, è mia. Ehi, mamma, mamma. Lo sai che a scuola... Mamma, Gaspare, che ora fa il pisolino? Non lo so, lo farà quando gli verrà sonno. Oh, ok. Che cosa mi dicevi della scuola? E quindi adesso come facciamo? Beh, dobbiamo cercare di far venire sonno a Gaspare. Oh sì, così potremo giocare con la tua macchina. Prendi, fratellone. Adesso faccio finta di essere stanco, imitami. Mamma mia, ragazzi, sono super stanco. Oh, a chi lo dici? Oh. Io no, non ho neanche un po' di sonno. Sei proprio sicuro, Gaspare? Oh, dai, vieni con noi. Facciamo un pisolino. Ehi, aspettate, mi arrivo. Fate buon riposo, coniglietti. Farfalla in volo! Sì, è troppo forte!
D'accordo, vogliamo riposarci un po' qui sotto? Sì, facciamo una pausa e poi giochiamo. È ora della merenda, coniglietti. Allora buon riposo, piccolini. Adesso finalmente possiamo giocare. Sì, giochiamo, che bello. Ciao a tutti, guardate! C'è Simone, c'è Simone, c'è Simone. Il mio coniglietto ecco qui. C'è Simone, c'è Simone, c'è Simone. È dolce, ci piace così. Giochiamo! Buonanotte sull'albero! Brum, 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 brum. Coniglietti, è ora di dormire. Oh no! Ehi papà, non possiamo dormire qui. Sì, dormiamo nella cavetta sull'albero. No coniglietti, dormirete a casa nei vostri bei lettini. Uffa, non è giusto. Andiamo, forza. Non è divertente. Mamma, ma perché non possiamo dormire sull'albero? Simone, nella casa sull'albero si gioca, non si dorme. Sogni d'oro. Ma la casetta è piena di cuscini, è come un grande letto. E con la mia coperta sarà super... Oh. Simone, è tutto a posto. Ma che cosa ci fai seduto a terra? Io sono caduto dal letto. Va bene, ti aiuto io ad alzarti. Ecco fatto, buonanotte. Buonanotte, papà. Sogni d'oro. Ehi, Gaspare, vieni con me. E dai, Gaspare, svegliati. Sono io, non vedi? Oh, ma che cosa ci fai qui, Simone? Vieni, si va nella casa sull'albero. Oh, evviva, super! Dai, andiamo, ma facciamo piano. Va bene, arrivo. Ehi, smettila di miagolare, altrimenti sveglierai mamma e papà. Oh, sì, è vero. Dai, vieni, Gaspare. Cos'è questo rumore? Che sta succedendo? Sei stato tu, Milù? Oh no! Presto, Gaspare, nascondiamoci! Forza, correte! Nella mia cameretta! Su, veloci! Va sotto le coperte! Via libera! Evviva! Ehi, Gaspare, allora vieni! Gaspare! Ehi, Gaspare! Coraggio, non vuoi venire con me? Dove? Nella casa sull'albero? Sì, certo! Dai, andiamo! Sì, sì, andiamo! Attenzione, Gaspare! Mamma e papà sono qui in salotto! Non facciamo rumore, ok? Shush, Milù, shush! Ehi, ma che cos'ha, Milù? Ci è mancato poco? Oh, che c'è, Milù? Vuoi uscire? Su, vai! Simone! Simone, sei qui per caso? Oh, no, mi sarò sbagliato. Eva, prepara un tè, lo vuoi? Sì, grazie. Andiamo, Gaspare! Gaspare! Dai, sveglia! Oh, no!
Gaspare? Ehi, ma che ci fai qui sotto? Eva, vieni a vedere chi ho trovato in cucina. Che sta succedendo? Guarda un po' chi ho trovato addormentato sotto il tavolo. Ma che strano, come sarà finito a dormire lì? Non ne ho la minima idea. Dai, riportiamolo a letto. Oh! Simone, neppure tu sei a letto, che ci fai qui? Oh, sto dormendo nella casa sull'albero. Oh, hai visto? Milu ce l'ha fatta a dormire qui. Sì, infatti, Uffa, non è giusto. Ciao a tutti, guardate! C'è Simone, c'è Simone, c'è Simone. Il mio coniglietto ecco qui. C'è Simone, c'è Simone, c'è Simone. È dolce, ci piace così. Giochiamo! La prima volta in piscina. Ciao, coniglietti. Ciao, papà. Guarda, Simone, ti ho trovato un bel costume per andare in piscina domani. Che cosa? In piscina? Non ci vado neanche per sogno. Domani ci andrai con tutti i tuoi compagni e per la prima volta nuoterete in una vera piscina. Guarda, così. Una, due, una, papà, due, mi sembra una rana gigante. Due, una, due. No, non voglio andare. L'acqua è troppo alta, non tocco. No, non preoccuparti, Simone. Sono sicuro che andrà tutto a meraviglia. Vedrai che sarà molto divertente. Domani in piscina imparerai a nuotare con tutti i tuoi amici. Così poi sarai capace di nuotare da solo, come i grandi. Neanche per sogno! Mai e poi mai e poi mai metterò piede in quella piscina! Lo sai, tesoro, anch'io avevo paura da piccola. Ma domani ci saranno gli istruttori di nuoto e insegnarvi a nuotare è il loro lavoro. Mettete via i colori, bambini. Adesso andiamo tutti in piscina. Oh, no! In piscina, no! Calma, bambini! State piano! Non correte! Io no, non ci vado. Che succede, Simone? Hai perso qualcosa? Sì. Stai cercando il tuo costume da bagno? Beh, eccolo qui, per fortuna. Oh, grazie mille. Non ci voglio andare. Non ci voglio andare. Dai, Lulu, non devi avere paura. Coraggio, vieni con me. Però quanto è freddo! Hai visto, Lulu? Non è difficile. L'acqua è freddissima! Ma tu sei coraggiosa! Dai, entra! Questa è soltanto una mini piscina! E noi siamo parti! Entrate uno alla volta, bambini! Avanti! Prendi uno di quei tubi, Simone! Ci voglio entrare. Dai, non avere paura, Lulu. Ti aiuterò io. Ma non ce la farò mai. Ma certo che ce la farai. Con i miei superpoteri acquatici ti proteggerò dai pericoli. Bene, Simone. Avanti, entra in acqua. Vado prima io, Lulu. E non tocco il fondo della piscina. Guarda, Lulu, guarda. Coraggio, puoi aggrapparti a me se vuoi. Sei davvero molto coraggioso, Simone. Che cosa ti aspettavi? Io sono super coraggioso. Tutto bene, Lulu? Sì, sì, grazie. Ottimo lavoro, bambini! E se adesso cominciate a sbattere i piedini, andrete avanti da soli. Provate! Uno, due! Su, muovete le gambe! E uno, e due! E uno, e due! E uno, e due! Stiamo nuotando, Simone! Stiamo nuotando!
faremo una cosa divertentissima. Salteremo tutti quanti in piscina. Non è fortissimo. È super divertente, Lulu. Molto bene. Ora tutti quanti sullo scivolo. Forza, avanti, bambini. Wow! Lo scivolo! Che meraviglia! Bene così, bambini. Senza correre. Bravo. Wow, è bellissimo! E via! Evviva! È divertente! È proprio uno spasso! Siete stati bravissimi, bambini, ma per oggi abbiamo finito! Oh no! Così presto! Neanche per sogno! Yahoo! Gaspare, se vuoi posso insegnarti a nuotare! Neanche per sogno! Coniglietto, ecco qui. C'è Simone. È dolce, ci piace così. Giochiamo! Pidocchi. 8, 9 e 10. Attenta, Lulu, vengo a cercarti. Oh. Guarda che sto arrivando. Non mi prenderai mai, Simone. Oh, oh mamma, che prurito. Aspetta, non mi un scappi, attimo, Lulu. Ti ho presa, ora tocca a te. Eh? Ehi, ti ho detto aspetta un attimo. Venite, bambini, è ora di pranzo. Lulu, sta a vedere. Riesco a prendere tutti i piselli con la forchetta. Pronti? Via. Ah. Visto, Lulu, tutti non sono colpo. Mi fai proprio ridere, Simone. Oh, oggi la testa mi prude tantissimo. Ecco il vostro dolce, bambini. 1 e 2. Oh. Evviva, yogurt ai lamponi! È il mio preferito. Il mio è alla pesca. A me non piace. Facciamo cambio, se vuoi prendi il mio. Oh, grazie mille, Simone. Sai una cosa? Tu sei il mio migliore amico. Anche tu, Lulu, sei la mia migliore amica. Presa! Ti ho presa, Lulu! Stai sotto tu! No, stai sotto tu, Simone! Tocca a te contare! D'accordo! 1, 2, 3... Tanto non ci troverai mai! 5, dai, corri, vieni con me, conosco un super nascondiglio! È qui dietro, vedi? E 10! Attenti, vengo a cercarvi! E vi troverò di sicuro! Aspettate e vedrete, vi troverò! Ah, presa! Tocca a te stare sotto! Sono il più forte! Sono il più forte! Oh no! Io non volevo contare! Ho un'idea! Se mi tocchi poi devo stare sotto io! Grazie mille, Ferdinando! Presa! Oh? Tu sei il mio migliore amico! Ma cosa? Avanti, bambini! L'intervallo è finito! Mettetevi in fila a 2 a 2! Ehi, Ferdinando! Mm? Ci sto io con Lulu! Sono il suo migliore amico, quindi sto in coppia con lei. Ma no, questo non è vero. Sono io il suo migliore amico. Hai detto che ero io il tuo migliore amico, Lulu. Sì, è vero, Simone. Tu e Ferdinando siete i miei due migliori amici. Forza, bambini, andiamo. Oh, mi prude ancora tanto la testa. Pare che abbiamo di nuovo i pidocchi a scuola. Dovrò avvisare i vostri genitori. Questa sera, bambini, shampoo speciale per tutti. Oh no! Ho già provato quello shampoo. È una cosa terribile. Fa bruciare tantissimo gli occhi e la pelle. Io sì, non voglio più farlo. Neanch'io. Brucia tantissimo. Io non lo faccio. Ehi, Ferdinando, ti va di giocare con me? No, io stavo andando a giocare con Manu. Forza, Manu, dai, giochiamo a pallone. Ma, Ferdinando, pensavo fosse il mio migliore amico. Non posso giocare con te perché hai i pidocchi. E io odio veramente lo shampoo che fa bruciare gli occhi. Senti, lo sai, Lulu, a me non importa se hai i pidocchi. Lo shampoo che fa bruciare gli occhi non mi spaventa neanche un po'. Davvero? Allora che cosa giochiamo?
Andiamo al gioco dei pidocchi. Il gioco dei pidocchi? E che gioco sarebbe? Guarda, sono un pidocchio piccolo, piccolo, sono un pidocchio. Oh! Anch'io, anch'io sono un pidocchio. Sono un pidocchio piccolo, piccolo, sono un pidocchio. La, la, la. Ehi, Lulu. Oh, Simone, anch'io, oh, anch'io sono un pidocchio. Siamo tutti pidocchi. Oh no, sì, non mi piacciono i pidocchi. Siamo tutti pidocchi. Sì, vuoi se ci tocchi? Sì. Dai, lo rifacciamo. Sì, sì, siamo tutti pidocchi. Sì, vuoi se ci tocchi? Siamo tutti pidocchi, sì! Guai se ci tocchi, sì! Ferdinando, pensavo che avessi paura dei pidocchi. Io non ho paura dei pidocchi, ma non mi piace lo shampoo. Siamo tutti pidocchi, sì! Guai se ci tocchi, sì! Grazie, Simone. Tu sei davvero il mio migliore amico. Allora, Simone, com'è andata oggi a scuola? Beh, Lulu ha i pidocchi. E dato che Ferdinando aveva tanta paura dello shampoo speciale, non voleva più giocare con Lulu e neanche gli altri. Ma io sì, perché io non ho paura dei pidocchi. E poi lei mi ha detto che sono il suo migliore amico. E sai cosa mi ha dato, mamma? Un bel bacio sulla guancia. Davvero, coniglietto? Beh, ti ha dato anche qualche bel pidocchio. Oh? Sai, questo shampoo speciale non è così terribile.